contentissimo con un vlog, lo so, perdonatemi, ora ne parliamo. Vorrei farvi vedere la situazione attuale della mia casa super ordinata, perché è un delirio. Cioè, ho finito di registrare un video, c'è roba ovunque ragazzi, ovunque. E niente, ora devo fare due o tre cose a livello di sistemazione. Allora, nello specifico, in questo momento andremo a fare ciò. C'era un'offerta, un pesto buonissimo che io trovo qua alla Coop, perché pastificio comunque ligure, ma non so se si trova anche nelle altre Coop d'Italia. Quindi ragazze, commentatemi qua sotto se lo trovate. Ed è questo, i liguri e le genovesi sicuramente lo conosceranno benissimo, è il pesto, questo qua, della Novella, che è uno dei pesti più buoni, di quelli insomma già pronti, ottimo. Non l'ho mai fatto il pesto in vita mia, quindi non vi saprei dire come si fa, sperimenterò, magari quest'inverno mi ci metto, sperimento. E ho comprato anche le trofie, queste qua. E queste qua appunto sono, mi pare, 400 grammi, e andrò a porzionarle nei vari sacchettini IKEA, e il pesto lo congelerò. Quindi ce l'abbiamo di sacchettini IKEA per le trofie da porzionare. C'erano anche integrali, però non lo so, ho deciso di prendere queste qua per adesso, poi tanto comunque le trovo. E questi mini contenitorini che io poi andrò a riporre in freezer. Quindi iniziamo a porzionare il tutto. Per chi non le conoscesse, sono queste qua, è una pasta fresca tipica genovese che si mangia appunto con il pesto. Ora vanno di moda fatte, diciamo, integrali con la farina di castagne, in un sacco di tipo. Vabbè, io ho preso le classiche perché appunto erano in offerta. Allora, devo fare dei pacchettini più o meno da 1,30 etto, così mi verranno tre porzioni. Ho porzionato sia per quanto riguarda, diciamo, sia pesto che trofie per me, quindi una porzione sola. Quindi io so che con uno di questi barattolini, vasetti, chiamiamoli come volete, io li acquisto al mercato, ma insomma si trovano un po' ovunque, cinesi eccetera, però insomma io li prendo al mercato. Devo dirvi la verità, mi trovo molto molto bene per quanto riguarda il congelare, e infatti ora ne ho utilizzati 4 perché non ne avevo altri, dovrò sicuramente liberarne degli altri nel corso del tempo. E i sacchettini che sto utilizzando, diciamo quelli monoporzione che mi state vedendo utilizzare adesso, sono quelli di IKEA. Sto utilizzando quelli più grossi perché i più piccini non ne ho. Vado a porzionare successivamente il resto delle trofie. Allora, ho porzionato tutto, mi sono usciti con 2 barattolini, 4 contenitori di pesto e con una scatola di trofie, 3 sacchettini da 1,35 etto più o meno, perché comunque rendono un po' meno, non rendono tantissimo. Questo qua ora lo metterò in frigo perché non ho altri di questi qua, ma mal che vada, tanto ho una scadenza ancora di una settimanella buona. Vedrò se magari mangiarlo nei prossimi giorni, quindi ora andiamo a mettere tutto nel congelatore. Allora, ho tirato direttamente fuori il cassettino del freezer in modo tale che posso sistemare con calma. Allora, questo è il cassettino, quello finale, e qua tengo la carne, i vari condimenti, vari ed eventuali, quindi tipo pancetta, ho anche del sugo di noci, anche se quello non amo particolarmente congelarlo, ma quella volta lì lo congelai, e appunto eccolo qua. E qua vado a riporre i miei pesti congelati, da surgelare, perché questi ancora non sono congelati. Ci mettiamo questo, ok, e cercare di fare in modo di metterci magari anche la pasta, anzi la pasta potrei metterla dalle pizze, che ho un pochino più di spazio qua. Ritorno a posizionarci le varie cose. Vedete che porziono tantissime cose perché, sapete, essendo da sola devo farlo. Poi magari fatemi sapere se un video del genere vi può interessare, di porzionamento, organizzazione del freezer, ce l'ho già in programma. Ora metto tutto quanto dentro, se no si scongela. I pacchettini di trofie li abbiamo messi qua dalle pizze surgelate, e chiudiamo.
Ok, porzionato tutto, andiamo avanti a sistemare casa. Che immagine. Buongiorno, sono struccata, sono con i capelli bagnati, la mia cervicale credo che mi ringrazierà perché non so veramente cosa fare, ma qua fa veramente caldissimo, quindi l'idea di asciugarli col phon me la evito. Li piastro solamente dopo, anzi devo dirvi che tutto sommato per averli lasciati asciugare hanno anche una piega semidecente. Mi siedo, ai ai ai, e niente, è già mezzogiorno e 50, 10 all'una, mezzogiorno e 50. Sto aspettando che finiscano la lavatrice e poi successivamente mi metterò a preparare da mangiare, insomma farò giusto un'insalata con la grana e le noci, che sapete che sono diventate una mia fissa nell'ultimo periodo, quindi insomma il mio pranzo oggi sarà questo e poi magari mi preparo già la cena da portare stasera a lavoro, anche se ancora devo dirvi la verità non ho proprio ben chiaro di cosa voglio stasera, anche se non è che ho molte scelte perché bene o male le mie cene e i miei pranzi sono quelli. E niente, ora appunto mi avvio a stendere. Oggi è mercoledì, sì, sto girando questo vlog un po' a caso e niente, cercherò di vloggare quando riesco, come riesco, eccetera. Sono anche al PC, aspettate che magari la pagina di Facebook la chiudo, aspettate. E appunto ho finito di editare i due video perché la novità è questa, mi sono fatta un piccolo regalo da niente. Ho cambiato la scrivania, sto piano piano sistemando lo studio, ancora tutto un casino, nel senso che di fronte a me c'è quella che era prima la mia vecchia scrivania di quando stavo con i miei, che poi si verranno a riprendere, insomma. E quindi piano piano tutto un work in progress e arriverà poi il video sull'organizzazione della scrivania, sullo studio eccetera, arriveranno piano piano tutti i video. Sono video che conto probabilmente di girarvi da settembre in poi, perché magari appunto inizierò ad avere un pochino più di tempo da poter dedicare ai video che voglio girare veramente bene, con calma, e che sicuramente magari dureranno di più rispetto ai video soliti. E niente, ora vado a prepararmi qualcosa da mangiare perché la lavatrice sta ancora centrifugando, non so se si sente in sottofondo, però sta centrifugando. Eccomi, sono di nuovo in condizioni presentabili. Mi sono resa conto che è già tardissimo perché mi sono tipo persa a cazzeggiare e nulla, ora mi metto a girare un video perché devo ancora girare il video commento su Temptation Island, che credo arriverà nelle prossime settimane, vabbè, sicuramente vedrete prima il video commento che questo vlog. E niente, un'ora, vorrei girare anche un altro video, ora vedo un attimo come arrangiarmi e poi devo scappare a lavoro. Non vedo l'ora veramente. Oggi ho fatto un conteggio di quanto mancano alla mia prima tranche di ferie e mancano ancora 2 mesi e 5 giorni e non so se veramente, come già solo l'idea, per fortuna che siamo a fine luglio, quindi agosto è alle porte, mi rasserena un attimo, perché diciamo che ecco, vuol dire che metà estate l'abbiamo passata, superata e archiviata. E niente, non vedo l'ora che sia settembre, solo già per iniziare a vedere un leggero cambio a livello di lavoro, anche se poi comunque il lavoro c'è sempre durante tutto l'anno. Intanto vi poggio qua. Mi sembra di essere tornata più bella. Allora, questo vestito qui che vi mostro adesso è un vestito che ho da 4 anni, però insomma erano diverse estati che non lo mettevo, ma perché non lo so, vi avevo già accennato forse in un video che non mi sento più magari a volte a mio agio con tipo vestitini di questo genere, però oggi boh, non lo so, mi andava di metterlo, quindi l'ho messo. E niente, ora andiamo. Buongiorno, sono le 9:30 stamattina, apro, quindi che vuol dire tra virgolette serata libera, anche se ne avrò fino alle 7 oggi, sarà un po' una lunga giornata. Mi preparo il caffè e poi mi avvio a fare la spesa, perché oggi da lì c'è la settimana irlandese, però insomma è un po' ristretta perché parto appunto oggi da giovedì e bevo solo caffè stamattina perché è già tardi e poi appunto non andrò al lavoro, quindi pensavo andare a fare la spesa, tornare a casa, appoggiarmi e uscire.
Quindi niente, anzi, devo anche vedere se nel freezer ho posto, perché mi sa che il posto che ho è veramente molto limitato. E niente, ci aggiorniamo poi dopo. Allora, giornata lavorativa finita. Se non si vedesse la mia faccia, sono le 7:30 di sera. E ora preparo la lavatrice da fare, così intanto va la prima, devo farne due. E ritiro la roba stesa, che tipo da ieri che l'ho lasciata accesa perché oggi me ne sono dimenticata di ritirarla. E cos'altro? Poi mi preparo da mangiare. Fa un caldo pazzesco. Allora, nel mentre. Mi tenete compagnia mentre mi metto a smacchiare le macchie che ho sulle maglie. Sono veramente in un periodo KO. È un momento veramente lavorativamente parlando stancante, molto, se non si vede la mia faccia. E oggi, vabbè, è il giorno in cui faccio il giorno, quindi diciamo che tra virgolette ho la serata libera. In pratica, diciamo che faccio le cose che magari, ecco, insomma, durante il giorno sì, riesco a fare, perché poi magari il fine settimana mi dedico appunto alla lavatrice, cioè comunque anche in settimana riesco a stare dietro abbastanza a casa, ma diciamo che ecco, la sera, magari tipo giovedì che appunto sono a casa, mi dedico tipo allo stirare. Appunto la lavatrice infrasettimanale della roba del lavoro, tutte queste cose qui, quindi niente, alla fine sgobbo comunque e niente, sto praticamente pretrattando con, non so se vedrete prima il video, poi non lo so cosa vedrete prima, vabbè, con l'omino bianco di cui vi parlerò o vi ho già parlato perché non lo so quando andranno online i vari video, probabilmente l'avrete già visto il video, vabbè. Perché appunto, così almeno sono sicura che magari anche se faccio la lavatrice a 40 gradi anziché 60 riesco a far andare via le macchie. E niente, quindi ora finisco di fare questo lavoro qua, così almeno la prima lavatrice la faccio andare e poi mi metto a fare da mangiare. Stasera non ho voglia di cucinare perché ne vengo veramente da 8 ore in cui non mi sono fermata mezzo secondo, quindi voglia di cucinare è veramente zero. Poi fa caldo, io non ho mai, quindi ora mi ingegnerò qualche cosa e poi mi attende la stiro per la mia gioia immensa, anche perché ho lavato le tovaglie della cucina la settimana scorsa, no, settimana scorsa, vabbè. Lunedì, sì, quindi volevo approfittarne per farle andare. Ok, perfetto. Allora, mi concedo 5 minuti di relax sul balcone. Sembro molto scema e spero che dagli altri balconi non mi veda nessuno. Gelatino, sto aspettando che finisca la lavatrice, ho già cenato, eccetera. Sono in tenuta casalinga. Boh, non ho voglia di mettermi a stirare, ma devo. Ora mi rilasso 5 minuti e poi. Forse coraggio a me. Buongiorno, concluderemo questo vlog di mattina perché poi ieri non ho più vloggato niente. Sono le 8 di venerdì mattina. Sono già sveglia e pronta perché tra mezz'ora vado a rifare il semipermanente ai piedi. Credo che farò un colore del genere perché mi sono un po' impallata con questo rosa fluo, fucsia, chiamatelo come volete. E sto facendo colazione. Allora, la colazione di stamattina, mia mamma mi ha portato questa roba qui della fitness al cioccolato. Sono dei cereali integrali, così, dove praticamente all'interno bisogna inserirci i latte, vedete? Io in questo caso stamattina ho questo qua di mandorla perché sto andando in base alle scadenze, quindi quello che ho nel in dispensa e poi travasato in frigo. Non ho mai assaggiato il latte di mandorla, quindi sarà anche una scoperta per me. Vedremo il mio solito caffè e ora faccio colazione e dopo ci vediamo per i saluti finali. Ah, meno male che non avete visto la mia faccia quando ho bevuto il latte di mandorla. Non mi piace.
No, della stessa marca ho provato con la nocciola e mi ricordo che quello invece mi era piaciuto. Non capisco come mai il latte di mandorla non mi piaccia, anche perché comunque come si dice, a me piacciono le mandorle, ecco, quindi non è che da dire non mi piacciono le mandorle, quindi non le mangio. Non lo so, non mi è piaciuto e niente, io ora mi avvio e spero che siate contenti di questo vlog, se riuscirò magari ne girerò di nuovo qualcheduno in più.